presidente di Porta Italia, perché lui conduce numerose imprese in Sicilia, no? Prima parlandoci dicevamo che c'è una soddisfazione speciale a fare impresa di successo nel nostro sud in generale, in Sicilia sicuramente in modo accentuato, ma c'è anche una fatica, c'è anche una sfida e un impegno speciali, che sono spesso poi, no, ripagati. Però al momento in cui uno si affronta la novità c'è bisogno di una tenuta, di una concentrazione, a volte veramente, ogni tanto qualcuno dice eroiche, no? Ma ci sono a volte si soffre di alcuni fattori campo, parlo del sud in generale, sia chiaro. Che grazie, ne pensi? Assolutamente, buonasera a tutti, intanto grazie al Presidente per l'invito, ovviamente graditissimo di questi incontri meravigliosi. Guardi, come tutti qua, ne ho accanti tanti imprenditori in Sicilia, qualcuno ogni tanto dice che facciamo eroismo a fare imprese in Sicilia. Io invece ritengo che è vero, è faticoso, ma la Sicilia oggi ha un momento storico particolarissimo. Forse sarà una mia visione, è la visione di ogni imprenditore nostro che ogni giorno affronta con piacere quello da fare e vede il futuro, è questo. Vero, è faticoso, però oggi la Sicilia veramente, mi permetto di dire, grazie a una serie di fattori concatenanti, attrazione, ritorno alla centralità del Mediterraneo nel mondo, che non è secondario, la presenza di tre presidenti, lo dico con piacere, della portualità, che sicuramente hanno una visione molto avanzata che possa portare veramente a crescere. Speriamo che la politica, mi permetto di dire, del prossimo governo la pensi come noi. Però qual è il tema principale che dico io? Noi tutti intanto ci dobbiamo credere. Io direi, mi permetto di dire, di piangerci addosso, no? Perché noi siamo i principi delle lamentele, no? Il siciliano un po' lo è da sempre, no? Quindi ci lamentiamo di qualche cosa, qualcosa che non va bene, ma guardiamo ognuno nella sua realtà, quello che può fare per crescere. Io nel mio piccolo credo di fare impresa in un modo, diciamo, diverso da quello che in Sicilia in passato si fa. La regione è importante, che ci deve aiutare per l'insularità, 6 miliardi di costi, il mare bonus, importantissimo, ma questo deve servire strumentale a fare funzionare le imprese. Non pensiamo solo che c'è bisogno di contributi, questi sono contributi per la sopravvivenza delle imprese. Lasciamo perdere anche, facciamoci da solo, non abbiamo bisogno degli altri contributi per forza, e deve esistere. Le imprese devono esistere anche con le loro gambe, con la loro forza, come ha fatto Grimaldi, che mi permetto di dire, e altri, in particolare, che senza contributi di altri che hanno avuto molto grossi fanno un servizio anche migliore. E anche in periodi di pandemia, l'ha detto prima sia Eugenio sia Guido, noi tutti e noi portuali lo abbiamo fatto, abbiamo garantito a questa regione, in generale all'Italia, una continuità di servizi che erano indispensabili per la sopravvivenza, lo dico sempre. Quindi io mi sento orgoglioso di essere siciliano, insieme a tanti imprenditori. Beh, è vero, abbiamo delle barriere pazzesche, perché noi parliamo di porti, ma oggi io per venire da Palermo a Catania, chi è venuto da Palermo, ci siamo fermati, li ho contati, 29 interruzioni, che in 200 chilometri, se vedete la media, è ogni 2 chilometri, forse sono di più, mi sto sbagliando, 190 chilometri, ha ragione. 29 interruzioni. Ragusa non è collegata con l'autostrada, il treno Milano-Roma ci sta 4 ore, che è più o meno il tempo che ci sta Palermo-Catania, se va bene, ha ragione, e purtroppo questi sono i problemi che noi da imprenditori singolarmente non possiamo risolvere, e lo diamo alla politica che deve fare è vedere una credere in questa regione. Noi siamo al centro del Mediterraneo, i cartaginesi, i romani, mi permetto di dire i fenici, ci hanno creduto a questa regione, hanno fatto nel Mediterraneo nei secoli al centro. Perché oggi, scusate, magari sono un visionario, sono uno che spera, ma ci credo, che ognuno di noi se fa proprio quello che può fare, poi noi imprese abbiamo dimostrato. E credetemi, i colleghi trasportatori, penso che quando vanno, che tutti hanno relazioni esterne parlando di trasporti, vanno a Verona, vanno a Milano, dice: ma è possibile mai che così è semplice a volte fare cose che da noi diventano complicatissime?
il quadro normativo. Non voglio colpevolizzare nessuno, la colpa è di tutti, anche di noi imprenditori che forse non ci innervosiamo, voglio usare un termine diciamo consono, quando è necessario farlo. E per fortuna ci sono le associazioni come Alice che mette sul tema del giorno. Quindi crediamoci, dico io. La speranza è quella che ognuno di noi faccia il proprio dovere, cresca come impresa in modo sano e possiamo cambiare questa terra, che credetemi, lo dico da siciliano, qua sono molti siciliani, alcuni no, è una terra meravigliosa, piena di spunti. Ci stiamo liberando anche dal gioco della mafia, mi permetto di dire che oggi ci vedono tutti fuori, senza, sempre meno con questo fenomeno di delinquenza. Quindi gli elementi ci sono tutti, gli strumenti ci sono tutti, speriamoli e approfittiamone. Grazie a Giuseppe Todaro.